Passiamo ora a due esercizi per le braccia che sono un curl con manubri classico al quale si può aggiungere anche la corda e un hammer curl da posizionare rispettivamente dopo e prima, quindi l'hammer curl prima rispetto all'allenamento della schiena, ai due esercizi per la schiena e invece il curl manubri dopo. Quindi si può usare sia l'elastico che i manubri associati all'elastico. Partiamo con manubri associati all'elastico. Manubri passano sotto rispetto all'elastico, presa netta, ginocchia leggermente piegate in modo da avere il peso al centropiede. Il gomito è fisso e si flette l'avambraccio sul braccio. Inverto il movimento prima di perdere tensione. Nel carpo manubri il discorso è praticamente equivalente. Cambia solamente la presa in modo da ridurre il coinvolgimento del trachiato. Volendo, si può eseguire una supinazione dell'avambraccio a metà dalla metà della concentrica. In questo modo. Da qui inizia la supinazione. Si prende sempre aria. Passiamo agli esercizi per la schiena, in cui si possono usare sia i manubri che le cassette d'acqua. Il primo, appunto, è un rematore all'impiedi, dove ci si deve concentrare a tenere sempre le spalle basse durante il movimento. Quindi si prendono i manubri. Lordosilombare, prese e si inspira e a spalle basse si esegue, si immagina di spingere il gomito con le fianche. Anche qui ci si può valere anche dell'elastico, posizionandolo per dare più enfasi alla contrazione di un picco. Quindi i manubri passano all'interno dell'elastico, sempre lordosilombare. L'ultimo esercizio invece è un pochino più pericoloso, state attenti a usare un appoggio solido. Quindi cosa si fa? Si sceglie un supporto solido, magari posizionando un contrappeso, presa poco più larga delle spalle, ci si stende sotto al supporto e da qui si esegue una trazione per spostare l'enfasi sull'upper back. I gomiti sono rivolti verso l'esterno, sempre a spalle basse, per tenere più tensione sul dorsale che però già abbiamo lavorato prima con il rematore, in quanto i gomiti passavano proprio ai lati del busto, c'era una pura estensione di omero, si usa la presa stretta. Quindi se non si hanno particolari carenze, qui vi consiglio una presa larga come quella iniziale, altrimenti presa stretta e focus sul dorsale.
occhio a non creare compensi con il resto del corpo, né spingervi con i talloni. A questo punto l'esercizio di chiusura può essere tranquillamente un side plank, quindi un esercizio in isometrica per gli addominali, ve lo lascio in alto nelle schede e niente, ripetete questi due allenamenti 4 volte a settimana. Se magari mi fate sapere nei commenti, vi do anche la progressione di questi allenamenti, cioè come progredire da questi allenamenti in modo da avere più risultati nel corso del tempo, visto che questa quarantena si prospetta abbastanza lunga. Ciao.